Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Luke in questo nuovo video. Finalmente ci sono altre nuove novità ufficiali che riguardano Poppy Playtime Chapter 2. Che finalmente è uscita la pre-registrazione ufficiale su Steam. E ci sono anche nuove immagini ufficiali e tanto altro che scopriremo in questo video. Ed eccola qui la pagina ufficiale di Poppy Playtime capitolo 2 su Steam. Sotto in descrizione vi lascerò il link. Ed eccolo qui, aumentiamo anche le dimensioni della pagina, così sarà tutto più gigante. E ci sono anche nuove immagini ufficiali che tra un po' andremo a vedere. Quindi eccoci qua, già ci sono alcune immagini che avevamo visto negli scorsi video, come questa del trenino, oppure quest'altra dove qui dovremmo saltare pavimento distrutto. Poi qua c'è una nuova immagine che si vede il nostro caro dinosauro preferito, il nostro caro Bron che sta arrivando, il mangiafoglie. Poi un'altra immagine qui della ferrovia del treno, in mano abbiamo il grab pack tutto ben illuminato, quello verde. Tra un po' analizzeremo anche meglio le immagini. Quest'altra dove qua si nasconde il nostro caro Bruco, questa stanza dei macchinari che la possiamo vedere un po' meglio da più vicino, dove nasconde grandi segreti. Al fine questa stanza segreta qui, molto interessante. E qui c'è scritto Poppy Playtime capitolo 2. Questo contenuto necessita del gioco di base Poppy Playtime su Steam per funzionare. Quindi per forza dovremmo avere Poppy Playtime capitolo 1, che già l'abbiamo comprato quando era uscito. E quindi per far funzionare Poppy Playtime capitolo 2 dovremmo avere per forza anche il capitolo 1, perché i due giochi sono collegati, altrimenti non funziona. Purtroppo, data di rilascio, prossimamente, coming soon, ancora non si sa. Dovremmo aspettare però 2 o 3 settimane. Una settimana prima comunque gli sviluppatori ci avviseranno della data di uscita, che uscirà sia su PC anche su mobile. Su mobile ancora purtroppo non è uscita la pre-registrazione, chissà se uscirà. Se dovesse uscire vi farò anche un video velocemente. Purtroppo qua il gioco non è disponibile in italiano, perché sarà soltanto in lingua inglese con i sottotitoli, anche in spagnola. Mentre qua, come dice qua, contenuti scaricabili. Questo contenuto necessita del gioco di base, dobbiamo scaricare Poppy Playtime. Quindi ci basta schiacciare soltanto qui. Ed eccolo qua il primo capitolo, che in teoria l'avremmo già comprato, dove costa 3,99€, molto poco. Quindi torniamo indietro, torniamo nella pagina, data di rilascio coming soon, come abbiamo già visto. E poi qua c'era l'ultimo aggiornamento del precedente capitolo, che era il 18 novembre del 2021. Mentre qua ci sono scritte altre cose. Qua il disclaimer, che l'acquisto di questo contenuto include solo il secondo capitolo. Però devi prima acquistare il gioco base per giocare a questo DLC. Bisogna avere per forza il capitolo 1, altrimenti il 2 non funziona. Qui la trama del gioco. 3 volte più grande del capitolo 1. Devi scendere più in profondità nella fabbrica dei giocattoli. Ti aspettano puzzle da stordimento e giocattoli spaventosi. Afferra o oscilla verso la salvezza. Cerca di scappare e non lasciare che la mamma ti trovi. Quindi rispetto al capitolo 1 il gioco sarà più lungo. Come già vi avevo detto nell'ultimo video, il gioco durerà circa 2 ore. E andremo nelle profondità della fabbrica. Quindi andremo verso le parti più basse, sottoterra significa quindi, dato che andremo anche nella ferrovia, nel treno e tanto altro. E dovremo stare attenti a Mommy che ci dà la caccia in tutta la partita. E poi qua sono state pubblicate delle GIF. Aumentiamo anche le dimensioni, diventiamo ancora più gigante questa pagina così vediamo ancora meglio. Delle GIF, dove qua c'è il trenino, vediamo che cosa c'è scritto però prima. La stazione ferroviaria, dove sarà una mappa del gioco. Esplora uno dei luoghi più famosi di Playtime Company, la Game Station. Questa stazione ferroviaria è più di un semplice pit stop. Ci sono giochi, un parco giochi e molto altro ancora. Ancora meglio, il treno fornisce un colpo diretto fuori dalla fabbrica. E quindi questo treno è molto antico. C'era già da quando è stata fondata nella Playtime Company. In più esiste anche nella realtà questo treno, che si sono ispirati al gioco. E qui possiamo vedere una GIF. Soprattutto qui c'è qualcosa che luccica dentro questo vagone. Il terzo vagone. Qualcuno qua sta facendo oscillare. Forse dovremmo entrare qui attraverso la scaletta e troveremo qualcosa che ci servirà a noi.
più qui dovremmo risolvere l'enigma dell'orologio. Chissà se dovremmo attivare il trenino e potremmo viaggiare con esso? Andando sotto altre immagini, anche questo bellissimo fiorellino. Nuovi giocattoli da affrontare, quindi non ci sarà soltanto mommina. No, no. Questa fabbrica è piena di resti di un passato distorto. Tutto quello che devi fare è andare più in fondo, giustamente. Chiediamo a Bunzo Bunny. E chi sarebbe questo qui? Nome strano, che è un coniglio. Tutti quelli che hanno il nome di Bunny sono conigli, che è Bugs Bunny, il suo parente. O forse PJ Pugapillar ha delle idee. O forse la mamma sta. Quindi stanno arrivando nuovi giocattoli e sappiamo anche i nomi. Uno si chiama Bunzo Bunny. Quindi potrebbe esserci un coniglio. Oppure questo potrebbe essere il nome del bruco. O di questo fiorellino, che avrà anche il nome di PJ Pugapillar. Quindi stanno arrivando nuovi nemici da affrontare. Ci sarà un fiorellino anche. Oltre al bruchino, come abbiamo visto nel trailer. Ci sarà pure questo qui che prenderà vita, a quanto pare. Che sarà qui nel vaso. Questa bella faccia qui che ci sta ridendo. Poi qua c'è uno di questi oggetti. E questo qui nel primo capitolo serviva per recuperare il grab pack rosso. Forse noi dovremmo entrare in questa stanza e recuperare il grab pack verde. Però dobbiamo stare attenti perché potrebbe esserci questo fiorellino che ci rompe le scatole. Quindi massima attenzione. Poi qua la mano verde. Già sappiamo a che cosa serve. La nuovissima mano verde è stata introdotta nella famiglia Grab Pack. Ma grazie mille. Ora puoi portare l'energia con te a distanza. Non è tutto. Ora puoi cimentarti anche tu. L'innovazione lo ha fatto di nuovo. Trasferisci potenza senza i confini di un filo. Come abbiamo già visto tanto tempo fa, possiamo imprigionare l'elettricità prendendolo da un generatore, mettendolo ad altro per aprire proprio porte, come vediamo qui. Per esempio qui apriamo questa porta che era chiusa. E quindi sarà molto interessante e molto potente questa mano verde, molto utile rispetto a quella rossa. In più con questa potremmo anche afferrare i tubi e dondolare sul pavimento mancante, come questa immagine l'altra volta, che ci saranno pavimenti mancanti, quindi noi potremmo arrampicarci con dei tubi, afferrandoci proprio con la mano blu qui, guardate, illuminato questo tubo, e quindi dondoliamo come Tarzan dall'altra parte. Saranno anche molto utili questi nuovi meccanismi, meccaniche di gioco anche. Con il grip pack verde possiamo imprigionare l'elettricità, con quello blu possiamo afferrare i tubi e in più anche volare. Un po' puoi lottare verso l'alto in modo più accurato. Potremmo anche arrampicarci volando. In questo modo potremmo anche combattere. Quindi ci sarà Mommy Longlegs che ci darà la caccia e noi dovremmo volare in questo modo, afferrando sempre il tubo, oltre a dondolare anche volare. E infine la frase importante, il tempo di gioco non è ancora finito, resta qui. Quindi queste sono le GIF, i nuovi nemici da affrontare, la descrizione del gioco, la pre-registrazione. Adesso andiamo a vedere anche le tre nuove immagini ufficiali più dettagliatamente. Ed è ufficiale! Su Poppy Playtime, in capitolo 2, ci sarà Brawn, il nostro caro dinosauro mangiafoglie. Quindi ci sarà pure lui, come possiamo notare qui, che è veramente gigante. Avrà le stesse dimensioni, forse ancora più grandi di Huggy Wuggy. Perché anche lui, il nostro caro Brawn, ha subito un esperimento, è diventato gigante, ha preso vita. Ci troviamo in questa zona della fabbrica dove sarebbe un magazzino. Qua ci sono altri giocattoli, magari sarebbe un'immagine che abbiamo visto anche nel trailer dove c'erano tanti giocattoli e ci troveremo lui che ci viene a dare la caccia. Dall'altra parte ci sono anche tre porte, questa è tutta chiusa, qui un po' si sta per aprire, qui anche. Chissà se da lì uscirà qualcos'altro che dovremmo fare, soprattutto le luci sono anche accese. Invece da quest'altra parte qui c'è una scala, quindi potremmo salire verso questo ponte, magari dovremmo scappare da Brawn. Chissà se sarà cattivo o sarà pacifico, ma secondo me sarà cattivo, come classico giocattolo, perché ormai conosciamo tutti a questi. Ho anche illuminato l'immagine meglio, dove si vede anche la scaletta che dovremmo salire per evitarlo. Ci sono anche scatole, altri giocattoli da questa parte. Quindi è ufficiale, ci sarà Brawn! No, anche lui ci mancava, oltre a Mommy Longlegs, al bruco e anche al fiorellino. Quindi quattro giocattoli, ci sarà pure il gattino ape, forse.
quindi ha veramente tanti giocattoli che li affronteremo però una alla volta di sicuro. Ogni zona troveremo loro. Per esempio il bruco lo affronteremo nel parco giochi, il dinosauro in questa zona, il fiorellino in un'altra, si spera. Poi questa è un'altra immagine dove qui siamo nella ferrovia, perché il treno sarà molto importante. Qui c'è anche il Grape Pack verde che è illuminato, perché ha imprigionato l'elettricità che dovremmo usare. Però qui c'è chiuso il cancello, quindi in qualche modo dovremmo aprirlo. Magari in queste zone troveremo un generatore che, mettendoci l'elettricità, saremo in grado poi di aprire il cancello, andando da quest'altra parte, dove là poi si va in altre zone, dove la ferrovia termina proprio qui, e da là ci sarà una nuova zona segreta da esplorare. Poi c'è quest'altra immagine, dove questo sarebbe il laboratorio. E alcuni mi avete detto che questo è il laboratorio dove vengono creati i Grape Pack. Secondo me potrebbe essere in questo modo, dove qui vengono creati i Grape Pack. La cosa più interessante è che questi macchinari, guardate che cosa hanno qui, una specie di occhi gialli con i buchi. Pure questo macchinario qui, guardate, collegato a dei fili. Pure quest'altro, assomigliano a dei giocattoli questi macchinari. Questo qui ha due occhi, uno qui e uno qua, dove questo farebbe il pungiglione. Qua invece viene ancora più fatto, il metallo. Però da quest'altra parte c'è il Grape Pack, di sicuro. Che questo potrebbe essere il laboratorio dove viene creato. E questo posto assomiglia tanto dove vengono creati i giocattoli anche. Perché c'erano tre macchinari dove venivano creati i giocattoli che avevano gli occhi. E anche questi macchinari hanno gli occhi, che sono quattro. Uno questo qui che ha due occhi, poi quest'altro qui che assomiglia a un ciclope, poi quest'altro. In questa parte ci sono anche delle teche. Magari qua venivano creati i Grape Pack oppure i giocattoli, chissà, uno dei due. Ci sono anche i pulsanti, che sono macchiati qua di colore celeste. C'è anche la cassetta, quella videocassetta che poi va messa nella TV, dove scopriremo un dialogo di che cosa dice. Quindi questa stanza è molto importante, magari qua o vengono creati i Grape Pack oppure dove sono stati fatti gli esperimenti con i giocattoli. Fatemelo sapere sotto nei commenti le vostre teorie. E infine questa è l'ultima e nuova immagine ufficiale del gioco. Qua indossiamo il Grape Pack blu, il Grape Pack verde. Ci sono due scale che ci portano nel piano superiore. Un vero caos comunque questo posto, perché sembra veramente abbandonato. Ci sono ragnatele sparse ovunque, tanti tubi. Anche qua sopra uno blu alla sinistra e uno grigio alla destra. E poi qui da quest'altra parte c'è una specie di generatore che magari dovremmo ripristinare e aggiustare per fare elettricità. Anche se qua c'è la scritta Bay 09, che vuol dire Baia 09. Quindi questo posto è una baia, dove qua ci troviamo una specie di generatore, tanti tubi. Quindi, come avevamo visto anche un'immagine tanto tempo fa, che vi mostro proprio adesso, tra poco, ma prima guardiamo anche meglio, questo posto è pieno di tubi, anche qui in alto. Quindi qua dovremmo risolvere un enigma da idraulici proprio. Allora vi mostro l'immagine che vi stavo dicendo. Eccola, questa qui è l'immagine dove qui si vede un cartone di Kissy Missy che indossa un uniforme da idraulica. Quindi questo ci fa capire che il posto che abbiamo visto poco fa dovremmo forse aggiustare dei tubi, dato che quel posto è una baia piena di tubi. Quindi potrebbe essere proprio così. Quindi ragazzi, io direi terminare qui questo video. Abbiamo visto la preregistrazione ufficiale di Poppy Playtime in capitolo 2 su Steam e nuove immagini ufficiali e segreti. Il gioco uscirà, come vi ho detto, fra 2 o 3 settimane. Una settimana prima gli sviluppatori ci diranno anche la data di uscita. Il gioco uscirà sia su PC e sia su mobile. Quindi il video termina qui, spero che vi sia piaciuto, vi ringrazio per la visione e adesso vi lascio ai saluti. Un grande saluto a Kangura. Ciao amica. Se volete essere salutati nei prossimi video dovete commentare scrivendo la parte video che più vi è piaciuta e poi Luke salutami e ciao a tutti amici.